Ciao a tutti, in questa quarta puntata di Sniprod Tracking Magazine parleremo della bussola. Partiremo dalla storia passando per le funzionalità e le caratteristiche. Ma partiamo subito dal primo argomento che è la storia. Come potete osservare di fianco a me sono presenti tre immagini. Una dell'impero cinese, l'altra della navigazione e dell'orientarsi con le stelle. Inizialmente l'uomo si orientava con il sole e con le stelle, ma quando le condizioni meteo non lo permettevano, diventava veramente impossibile orientarsi e navigare. Fino all'anno 1000, anno in cui in Cina fu scoperta la bussola quasi per gioco. Questa scoperta praticamente cambiò totalmente il mondo della navigazione e dell'esplorazione su terra. Praticamente ci ha fatto arrivare fino ai giorni nostri, che abbiamo queste stupende bussole sia all'interno di GPS ma anche diciamo all'interno di navi da crociera, all'interno delle macchine, dei navigatori. Insomma, è stata una scoperta sconvolgente. Ma adesso andiamo avanti con l'altro argomento e andiamo a scoprire un po' meglio e un po' più approfonditamente la bussola. La bussola è uno strumento che ci permette di orientarci senza dover osservare il sole. Una bussola che possa essere veramente utile per orientarsi deve avere le seguenti caratteristiche, ossia un mirino che potete osservare nella bussola di fianco a me, che è quel trattino rosso nella parte alta della bussola, che serve a puntare con esattezza i punti che ci interessano. Un coperchio per ripararla dagli urti, un righello per prendere le misure precise sulla carta, un gancio per attaccarla o nello zaino o in un giaccone o anche dove si vuole, ed eventualmente del liquido al suo interno per evitare che l'ago si muova liberamente. Una bussola è formata anche, come potete osservare di fianco a me, da un quadrante nel quale sono indicati quattro punti cardinali, nord, sud, ovest ed est, e da un ago calamitato, anche chiamato, come ho scritto nella foto, ago magnetico, girevole, che si dirige sempre verso uno stesso punto all'orizzonte, che è quasi sempre ed esattamente il nord. Detto ciò, noi ci troviamo l'ago calamitato che indica sempre il nord. Questo praticamente è possibile, non è magia, ma è possibile grazie alla terra, che si comporta come una grossa ma molto debole calamita sufficiente per far muovere gli aghi delle bussole, che potendo ruotare liberamente si posizionano lungo la direzione sud-nord o nord-sud. Ma adesso vi darò qualche altro consiglio su come orientarsi con la bussola. Praticamente bisogna tenerla in posizione orizzontale rispetto al terreno, lasciando che l'ago si muova liberamente. Posizionarsi lontano da strutture di metallo o campi elettrici, perché praticamente possono disturbare il giusto rendimento, chiamiamolo così, della bussola. E voilà, e ci si orienta senza problemi. Ma adesso andiamo avanti con il prossimo argomento, che sono le caratteristiche della bussola. Come potete osservare, qua sotto a me sono presenti queste tre caratteristiche che secondo me sono fondamentali, ossia l'affidabilità, le dimensioni e l'ecocompatibilità. Andiamo ad osservarle più nello specifico. L'affidabilità, come vi dicevo prima durante la descrizione delle funzionalità, l'affidabilità è data dal fatto che sia, come potete osservare le immagini, sia in condizioni estreme di nebbia, sia in condizioni di temporali o bufere, o anche dove sono presenti nevicate abbondanti o bufere di neve, la bussola, se utilizzata e tenuta in maniera consona, riparata dagli urti e via dicendo, è totalmente affidabile.
insomma, non vi abbandonerà mai. E se la sapete utilizzare a dovere anche con la carta, sarà sempre utilissima. Quindi mi raccomando, la bussola è affidabile e portatela sempre insieme a voi. Ma andiamo avanti con l'altra caratteristica, anch'essa estremamente importante, ossia le dimensioni. Come potete osservare, una bussola standard ha delle piccole dimensioni che praticamente entrano anche in una tasca dei blue jeans, per dire 16 x 11 x 5 cm per 400 grammi di peso. Non è che siano esagerate da portare dietro, chiaramente ci si leva con la bussola spesso dai problemi, perché se utilizzate in maniera consona insieme alla carta, è capitato che vi salvi la vita, assolutamente. Quindi mi raccomando, viste le piccole dimensioni, e stiamo parlando di bussole da escursionismo, sono molto molto utili da portare dentro allo zaino, insieme chiaramente alla carta, durante le vostre escursioni. Ma andiamo avanti con l'altra caratteristica, ossia l'ecocompatibilità. Perché ho voluto metterla tra queste tre importanti caratteristiche, l'ecocompatibilità? Perché chiaramente la bussola non ha batteria, quindi non ha fonti, diciamo, che devono essere comprate nuovamente o magari che inquinano, come le batterie e come tante altre. Se trattata bene, dura una vita, perché se la utilizzate in maniera adeguata, senza dargli botte, se non vi cade e la tenete a dovere, lei è praticamente eterna e quindi non c'è bisogno di comprarla. È capitato di sentire anche colleghi che avevano bussole di 20-30 anni fa e ancora funzionano. Quindi e soprattutto funziona grazie al naturale magnetismo della Terra. Insomma, è un oggetto totalmente ecocompatibile ed utilissimo in diverse situazioni all'aria aperta. Quindi ve lo consiglio vivamente di averlo sempre con voi. Io, come sempre, spero di avervi dato una bella infarinata per quanto riguarda sia le funzionalità ma anche le caratteristiche della bussola. Se avete bisogno di altre ed ulteriori informazioni, scrivetele nei commenti sotto al video tranquillamente e potrò e saprò rispondervi al più presto. Ma io in questo momento vi ringrazio tanto per avermi seguito. Seguite sempre la mia pagina e io vi rimando alla prossima puntata di Snip Road Trekking Magazine. Buona serata a tutti. Ciao. Thank you.